Il 21 gennaio 1924 Lenin muore e lascia aperto il problema della successione. Tra le figure che avrebbero potuto prendere il suo posto vi erano Lev Trotsky e Joseph Vissarionovich Dusgavili, detto Stalin, cioè l'uomo d'acciaio, che era diventato segretario generale del Partito Comunista già nel 1922. Questi due avevano visioni molto diverse riguardo al governo del paese e anche rispetto all'evoluzione del movimento rivoluzionario che aveva portato alla nascita del regime comunista sovietico. Trotsky era più fedele alla concezione di Lenin della rivoluzione mondiale permanente ed era convinto della necessità di portare l'ondata rivoluzionaria anche agli altri paesi capitalisti. Stalin invece riteneva che una rivoluzione mondiale fosse impossibile da realizzare in quel momento e sosteneva l'idea di un socialismo in un solo paese, cioè l'Unione Sovietica. Quindi avrebbero dovuto consolidare il comunismo sovietico in modo da farlo diventare un punto di riferimento anche per i movimenti socialisti degli altri paesi, che in un futuro avrebbero cercato di dare vita a nuove rivoluzioni. Nel 1927 Stalin riesce a vincere tutte le opposizioni e diventare capo incontrastato dell'Unione Sovietica. Sin dall'inizio elimina uno a uno tutti i suoi avversari politici. Il temibile era Trotsky e lui fu costretto a fuggire e a rifugiarsi in Messico. Anche se neppure lì riesce a salvarsi dai sicari che erano stati inviati a cercarlo e che lo uccideranno nel 1940. Nello stesso tempo Stalin riesce a instaurare un regime totalitario che prevedeva un rigido controllo su tutti gli aspetti della vita dei cittadini e cambiava completamente il modo di vivere e di pensare. Stalin porta alle estreme conseguenze quello che già era stato individuato nel governo di Lenin e instaura una dittatura, abbiamo detto, nella quale tutto il potere è concentrato sulla sua persona. Il tipo di regime totalitario che viene instaurato da Stalin prende appunto il nome di stalinismo e durerà fino alla sua morte nel 1953. Quali sono le caratteristiche più importanti? 1. La soppressione di ogni tipo di dissenso. Tutte le manifestazioni culturali, che fossero arti figurative, letteratura o musica, erano sempre finalizzate a sostenere e diffondere il comunismo. 2. Il totale controllo dell'economia da parte dello Stato. 3. Un'opera sistematica di russificazione, cioè imposizione della Russia e della cultura russe ai diversi popoli ed etnie che facevano parte dell'URSS. 4. Un esagerato culto della personalità che esaltava la figura di Stalin e lo faceva diventare il padre del popolo. Nel 1928 Stalin decide di abbandonare la NEP voluta da Lenin e di attuare un programma che avrebbe trasformato l'Unione Sovietica da paese agricolo a potenza industriale e militare. A questo scopo lancia un piano quinquennale che era in pratica un programma di sviluppo economico della durata di 5 anni, dal 1928 al 1932. Era una prima fase di un progetto che avrebbe poi dovuto continuare negli anni successivi e che aveva proprio l'obiettivo di dare all'Unione Sovietica un imponente apparato produttivo, soprattutto nel campo dell'industria pesante. Per poter ottenere questi risultati si mette a tacere qualsiasi tipo di opposizione, si impongono agli operai orari di lavoro disumani e si mobilitano tutte le risorse necessarie. Quasi 25 milioni di contadini tra il 26 e il 39 vengono portati dalle campagne nelle città per essere impiegati nell'industria. Il processo di industrializzazione viene accompagnato ovviamente dalla realizzazione delle infrastrutture, cioè dei ponti, delle strade, i canali, le ferrovie. Ma nonostante tutti questi sforzi, in 15 anni l'Unione Sovietica riesce a fare grossi passi avanti, ma non a trasformarsi nella potenza industriale che Stalin sperava. Soprattutto questo tipo di politica economica non va a vantaggio della popolazione, molta della quale continua a vivere in condizioni di miseria. Un dato interessante, per sostenere questi piani quinquennali, lo Stato fa una massiccia propaganda che esalta modelli di dedizione al lavoro.
Uno dei più famosi fu quello di un minatore, Alexei Grigorievich Stakhanov, che nel 1935 ideò un nuovo sistema di estrazione del carbone, che fece aumentare la produttività della sua squadra di ben 14 volte, riuscendo a raccogliere 102 tonnellate di carbone in 5 ore e 45 minuti. Ancora oggi noi usiamo il termine stacanovismo per indicare una persona che è completamente dedita al lavoro e viene proprio dal nome di questo minatore. Il processo di industrializzazione doveva essere sostenuto con tutte le risorse possibili, anche dal settore agricolo. Quindi che cosa fa? Abolisce la proprietà privata e impone la collettivizzazione delle terre. Cioè la proprietà privata viene fatta diventare patrimonio della collettività, cioè della comunità e in ultima analisi dello Stato. Per farlo vengono create nuove aziende agricole, i kolkhoz e i sovkhoz. I kolkhoz sono cooperative gestite da gruppi di contadini che coltivano la terra che lo Stato dà loro e cercano di raggiungere gli obiettivi previsti. I sovkhoz sono invece imprese agricole sottoposte al diretto controllo del governo, cioè amministrate da dirigenti del Partito Comunista e anche queste cercano di rispondere alle esigenze che i piani quinquennali hanno individuato come prioritarie. I piani del governo però incontrano la resistenza dei contadini, soprattutto dei culachi, che arrivano a distruggere i propri raccolti e a uccidere il bestiame pur di non darlo allo Stato. Anche in questo caso l'opposizione fu stroncata duramente e milioni di culachi finirono uccisi o deportati in Siberia. La produzione agricola, nonostante tutto, non aumentò, anzi diminuì. Tanto che tra il 1932 e il 1933 a questo calo della produzione si aggiunge anche una terribile carestia che riduce alla fame la popolazione delle campagne e delle città. Per rimediare, il governo è costretto a fare un passo indietro e consente ai contadini di possedere piccoli appezzamenti di terra da poter coltivare in maniera autonoma e vendere a prezzi stabiliti dallo Stato i propri prodotti in eccedenza. Così l'agricoltura conosce una timida ripresa, ma bisognerà arrivare alla fine degli anni 30 perché le condizioni di vita dei lavoratori comincino a migliorare e anche la produzione agricola e industriale a crescere. Tuttavia, è soltanto dopo la Seconda Guerra Mondiale che l'Unione Sovietica si affermerà come una delle maggiori potenze industriali e militari del mondo. Dunque Stalin domina incontrastato in Unione Sovietica per 30 anni e concentra nelle sue mani tutti i poteri, eliminando, abbiamo detto, ogni forma di dissenso. A metà degli anni 30 Stalin avviò una campagna di epurazioni di massa, chiamate anche purghe staliniane, che portarono all'eliminazione fisica e alla deportazione di coloro che vennero definiti nemici del popolo. Bastava un semplice sospetto per essere accusati di deviazionismo, cioè di aver deviato rispetto alla vera ideologia comunista, ed essere puniti anche con la morte. In realtà, ecco, tutte le condanne colpivano chiunque la pensasse in maniera diversa da Stalin. Per giudicare i cosiddetti nemici del popolo furono creati dei tribunali politici, nei quali spesso le confessioni erano estratte con la forza, anche con la tortura. Quelli che venivano ritenuti colpevoli venivano condannati a morte, oppure alla reclusione nei gulag, nei campi di lavoro. Cos'erano i gulag? I gulag erano campi di lavoro correttivi, ma non sono nati nel periodo staliniano. Erano già stati utilizzati dagli zar per imprigionare gli oppositori. Fin dal 1920 ospitarono i nemici della rivoluzione e in generale tutti gli avversari politici di Lenin. Nel 1923 i campi erano 355 e raccoglievano 70.000 detenuti. Nel 1930 Stalin istituì la Direzione Generale dei Campi Correttivi, nota con la sigla in lingua russa Gulag. Da quel momento il termine Gulag passò a identificare i campi di prigionia, che divennero a tutti gli effetti dei campi di lavoro forzato. Negli anni successivi il numero dei detenuti aumentò in maniera smisurata. Nel 1940 se ne contavano quasi 2 milioni, dispersi in una quantità enorme di campi. Uno scrittore, Alexander Isaevich Solzhenitsyn,
È stato detenuto per 8 anni in un campo di prigionia e ha parlato di un arcipelago gulag per indicare la moltitudine di campi sparsi come isole in un territorio così sterminato come quello siberiano. I gulag più noti erano quelli delle isole Solovki nel Mar Bianco, dove i detenuti lavoravano alle acciaierie di Stato, e quello di Kolyma, dove erano presenti le miniere d'oro. I deportati erano utilizzati per sostenere lo sforzo industriale, quindi per costruire strade, ferrovie, canali. In Siberia i campi erano isolati, distanti chilometri e chilometri gli uni dagli altri, circondati da ghiacci e da terre disabitate, quindi era praticamente impossibile fuggire. Nei gulag non erano rinchiusi solo prigionieri politici, ma anche comuni cittadini che avevano fatto reati di poca importanza, per esempio magari si erano spostati dalla campagna alla città senza avere il permesso, oppure che non lavoravano a sufficienza o che avevano tenuto per sé una parte del raccolto. Freddo, fame, soprusi e violenze era quello che doveva sopportare chi viveva nei gulag.